Io so vestito come un lampione, è Abbiamo un moda. lampione Signor leopardato Zucchini, qui da. siamo in un paese democratico, ognuno si veste come ritiene, si No, ma ritiene. anch'io sono vestito di merda, ma lui particolarmente, insomma, guarda un Vabbè, po'. poi sono Sono vestito di merda, questo cioè, maglietta rosa Ralph Lawrence. Ralph Lawrence. Eh beh, Dio, lo dica Ah, prima, ma insomma. quello è Ralph Lawrence. Eh? Pelliccia originale Tigerman. Ah. Pantaloni Minchia. stracciarolo 77, quello sulla via di là. Minchia. Ste modo? Non sapevo avessi Finalmente l'hanno cazzo, ma date, eh? Sì, devi dire tu lei quanto è? amo lui. Vabbè, agenti, Mamma, dai. io. Noi dobbiamo Ma andare. le fanno Dai. pure da uomo ste moto? Arrivederci. Agente, Chi è che l'ha può restare detto? questo qua, questo vestito Chi? di giallo Secondo me qua? l'ha detto quello col vestito Che giallo. cazzo, perché Chi? devi farlo restare? Un signore Perché? Ho bravo? fatto un Beh, commento. è Ho oltraggio fatto un pubblico commento. ufficiale, Ma però. che ho Ah, già che appunto più oltraggio giallo? pubblico? Ho I tuoi detto vestiti semplicemente giallo? Io se le volevo fare una facevano da. battuta, non volevo Volevo parlare farci strane. donna. Cioè, ho detto semplicemente se le facevano anche da uomo, mica ho detto niente. Ah, perché i suoi vestiti sì, li fanno da uomo. Ma infatti non A me non questa. va. Questa è Touché. Polora Florence, ma che ne sa lei? Scusi, è di No, modo. secondo me è puro da Frucio, non da Florence. Attenzione, dimentichiamo i distintivi qui e Attenzione, sfruttiamoci, vai. dimentichiamo i distintivi e le Vai, regoline. vai. Basta così, basta con Polizia questo spettacolo. omofoba, attenzione. Fatti. Le Pessimo, manca pessimo. soltanto Dai, buona serata, un'altra. gente. Salva gente. Salve. Desidera? Perché La sua patente di guida. Perché vuole la mia patente? un controllo stradale io sono nel pieno diritto di chiederle la patente di guida. Aspetti, ora gliela do. Colleghi, sono nel. Ecco a lei. Sì, un attimo, sto parlando in radio. Colleghi, ho bisogno di supporto al negozio qui a ovest della centrale. Va bene, signora. Di supporto, Niente, un mica ho fatto controllo niente. Mica ho stradale. fatto niente che chiede supporto, mi scusi. Allora, signor Pino Sberla, sa Mi. perché l'ho fermata? No? No? Allora, rispettivamente, eccesso di velocità oltre i 30 km orari, non ha rispettato gli stop e anche ha parcheggiato il suo veicolo sul marciapiede. Vabbè, questo posso risolvere, aspetti, glielo sposto. Cioè, dai, almeno questa evitamela de multa, mi scusi, Signore, questa è sosta vietata. ho capito, un attimo, mi la Chi le ha sposto, detto di entrare me la nel veicolo? sposto, un Signore, secondo. esca dal veicolo. Arrivederci, gente. Quindi? Non diramano manco cosa, cioè, ma io così mi diverto proprio. Oh, ma che cazzo fa? Beccalo. Sono io che secondo. Ecco, ho dato da parte. Madonna, non so.
Madonna, che cazzo. Attenzione, non si ferma il tiro! Alla Fast and Furious! Oh! Che è meglio mettere la cintura qua. Il parcheggio! Oh! Cazzo! Fuori dalla macchina. Aia. Fuori dalla macchina, coglione. Aia. Lo ammanetto. Il collo. Piano che mi do il collo. Non me ne frega un cazzo di quello che stai facendo. E non me ne frega un cazzo del male che ti fai. È un po' violento lei, lo sa. Stai zitto, peggiori la tua situazione. È un diritto parlare, lo sa. Ha anche il diritto di rimanere in silenzio e qualsiasi cosa che dirà potrà essere usata contro di lei in tribunale. Ha diritto ad un avvocato e se non potrà permettersene uno le verrà assegnato uno d'ufficio. Ha capito i suoi diritti? Ho capito perfettamente, mi rappresento da solo. Non fate violenti, non fate. Agente, scenda dall'auto, per favore. Ecco, lo porti in centrale immediatamente, certo. Per favore. Voglio un giusto processo, non ho fatto niente. Lei? Agente? Perché non mi parla? Stia zitto, stia zitto. Ma perché? Volevo soltanto divertirmi un po'. Adesso vediamo come ci divertiamo. Ho fatto soltanto un mancato alto alla polizia, in realtà. No, adesso vede tutto quello che ha fatto. E che ho fatto? Un mancato alto? Un diato di sosta? Centrale, l'abbiamo... Agente, in centrale il sospetto è stato preso. Le piace la mia pelliccia? No. Perché? Gliela regalo uno anche a lei se fa il bravo. No. Oh, sì, Maria Salvador, le piace mio amor. Tedra idrorivoluzione. Vada avanti. Dietro le sbarre di questa prigione. Entri qui. Buonasera. Buonasera. Signori, se volete procedere voi con le perquisizioni, di faccia contro il muro. Ma invece il suo collega è del mestiere? Mi ha lasciato fuggire, sì. Così è del mestiere. Signore, ma parlo con lei. Appena ti smanetto, metti le mani in alto. Appoggiato, sì, al muro. Con me, ma adesso vede come le faccio passare la voglia di fare lo splendido. Mani in alto. Mani in alto. Ecco. Tranquillizzi pure lei. Lo so che c'ha la moto da donna, ma non è un buon motivo per appizzarmelo, mi scusi, Sta parlando con lui che c'ha la maglietta da frucia. Maglietta rosa, va de moda, ma che ne sa lei? Ho fatto soltanto un mancato alto alla polizia. Venga. Io o lui? Lei desidera un avvocato? Mi rappresento da solo. Pino Sberla, avvocato penalista e civilista. Va bene. Allora, signore, io ero in corso di pattuglia nella città e l'ho vista sfrecciare diretta verso il negozio a ovest della città, in cui poi l'ho vista appunto fermarsi per acquistare non so che cosa, visto che io l'ho fermata prima che potesse ancora varcare la soglia dell'ingresso.
Lei è stato fermato quindi per eccesso di velocità, per non aver non essersi fermato agli stop e anche perché era in sosta vietata, visto che ha pensato bene che il posto migliore dove lasciare l'auto fosse completamente sopra il marciapiede. Io le ho chiesto la patente, lei ha iniziato a fare storie dicendo che la macchina l'avrebbe spostata, è salita in macchina ed è scappato. Da qui è nato un inseguimento che ha peraltro messo in pericolo il traffico cittadino e chissà quanti innocenti. L'inseguimento è terminato dopo uno spettacolare incidente al garage centrale, dove l'abbiamo poi attinta e portata in centrale. Quindi, signore, a suo carico c'è innanzitutto eccesso di velocità, poi abbiamo anche la sosta vietata, abbiamo il mancato accostamento a una forza di polizia. Poi, durante il corso della perquisizione, il sergente le ha trovato anche addosso un grammo di marijuana. Quello è legale, un grammo di marijuana è uso personale. Sì, non è comunque legale, signore. Vabbè, però è uso personale, sotto un grammo non... Ma no. Sai che è un reato il possesso di sostanze stupefacenti? Sì, vabbè, comunque. Ma lei ben sa che, cioè, da poliziotto sa benissimo che c'è un limite che comunque sia è consentito per legge, anche se illegale. Sì, ha sentito la dicotomia che ha detto lei stessa, ha detto che è illegale portarlo ma c'è un limite per cui è legale. Io le chiarifico immediatamente dicendo che è comunque illegale, è sicuramente una violazione più lieve ma comunque è illegale. Allora, signore, e peraltro, anzi, non soltanto, il veicolo a bordo su cui lei è stato trovato è risultato rubato. Quindi lei a suo carico ha furto d'auto, ha una marea di infrazioni. Quello era un amico, era. No, a carico di quel veicolo c'era una denuncia di furto, quindi lei ha per giunta, oltre a tutti i reati che le ho detto Johnny in precedenza... Johnny Frangettone, me l'ha prestata. Anche furto d'auto. Quindi io le ho elencato tutte le infrazioni che ha commesso. Adesso io le do modo di parlare e di spiegarsi. Faccia molta attenzione a come parla e come si spiega, perché è anche da questo che dipende la sanzione che riceverà. 20-25 minuti di carcere, senza alcun problema. Ammazza, mica ho ammazzato qualcuno. Ha rischiato seriamente di ammazzare qualcuno. Cioè, un terzo della pena. Sì, hai idea di tutte le vite che ha messo, anche degli agenti, la mia. Ma la vostra, la vita di un agente è in pericolo qualsiasi cosa succeda. Cioè, nel senso... Sì, ma non è una scusa, signore. Non è una scusa, sto semplicemente dicendo che non ho messo. Cioè, lei mi sta accusando del. No, signore, lei nel momento in cui mi costringe a sfrecciare per le strade cittadine a 250 km/h. Sta mettendo in pericolo la mia vita e la vita di tutti gli altri, perché quando un veicolo va pagato per questo, mi scusi. Sì, signore, ma io, pur essendo pagato, lei si deve rendere conto che quando costringe le forze di polizia in ambito cittadino a fare un inseguimento del genere, lei sta mettendo a repentaglio la vita di un numero veramente ingente di persone. Ma la mia è solo una bravata, così. Va bene, sì, una bravata. Comunque io le circostanze sono chiare. 25 mesi di carcere sono comunque sia troppi per le infrazioni che ho fatto, mi scusi. No, signore, non sono troppi, le ho detto che con questo tutti i reati abuso. Che ha... No, è un abuso il suo. Una cosa, signore. L'abuso è un'altra cosa. Quale sarebbe l'abuso? Poi te lo faccio vedere. Vabbè, è quello con la moto? Sì. Poi ho capito, va. Che tipo di abuso vuole fare lei? Beh... Sto con le spalle al Dica, muro. Comandante. No. Sono rotto verso di me. Va bene così. Scusi, no, sono un burlone. Ok. Mi faccia fico, anche se ci ha già pensato mia madre. Sì, ma guarda, vestito così fa sicuramente bella figura, non si preoccupi. Guarda, in carcere con quel vestito, mi sa che lo spermaflex non basterà. E si parla di chili di spermaflex. Allora aspetti, gli ha staccato tutti i verbali, agente. La faccio ricoglie.
meta guida pericolosa, mancato accostamento, poi abbiamo anche furto d'auto e abbiamo poi anche possesso di sostanze stupefacenti. No, vabbè, quello è in gramma, madonna, è in gramma. Possesso, guarda, minimo. Ma scusate, sì, a me mi è stato accusato di tutte queste cose e questo che c'ha sti baffi brutti illegali gli fate niente. È oltraggio pubblico ufficiale. Ma che oltraggio pubblico ufficiale? È oltraggio pubblico ufficiale. Voi avete preso poco a male, avete preso. E metti anche commenti sessisti. Ma che commenti? Ma lei è un balordo, lo sa. Tanto ormai tra il pubblico ufficiale già me l'avete fatto, posso pure continuare. Mettiglielo due volte. E ma che due volte? Ma gente, ma lei non mi sembra cattivo come gli altri. La maltrattano qui dentro. No, io sono il peggiore, quindi stiamo zitti un attimo. Ah, ok. E arrivi via, allora siamo qui dentro. Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello che aveva un fratello.